Ben ritrovati a questa nuova puntata di Idea Formazione Nord-Est. Nella scorsa puntata abbiamo visto due percorsi di formazione professionale legati alla grafica, al multimedia, all'elettronica e alle telecomunicazioni. Oggi andiamo avanti, andiamo a vedere il secondo anno, ma quello che ci interessa mostrarvi è esattamente che cosa questi ragazzi imparano a fare in aula e in laboratorio. Andiamo! Continuiamo il nostro viaggio nel cuore dell'obbligo formativo. Con la riforma Moratti nel 2005 è stata superata la storica separazione che inizialmente esisteva tra obbligo scolastico inteso come obbligo di frequenza e obbligo formativo. Moratti, introducendo a fianco del concetto di dovere corrispondente all'obbligo anche quello di diritto della persona, supera la storica separazione tra istruzione e formazione. Il secondo step arriva nel 2007 quando il ministro Fioroni introduce l'obbligo di istruzione della durata di 10 anni, entrato in vigore nell'anno 2008, che non sostituisce il diritto dovere di istruzione e formazione, ma disciplina l'acquisizione di competenze e di saperi di base che garantiscono ad ogni persona i diritti di cittadinanza attiva. L'obbligo di istruzione è assolto sia in un percorso scolastico, licei, istituti tecnici e istituti professionali, sia nei percorsi di formazione professionale. Al termine di questi percorsi, l'ente di formazione rilascia un'apposita certificazione in cui sono messe in evidenza le competenze che sono raggiunte. Sistema di istruzione e formazione professionale, come vi abbiamo già raccontato, è di competenza regionale. I percorsi sono 21 percorsi di qualifica e sono della durata di 3 anni, salvo poi la decisione di conseguire un diploma tecnico professionale con un quarto anno. Andando a ritroso, è già con la legge numero 53 del 2003 che la formazione professionale lascia il posto all'istruzione e formazione professionale ed entra a far parte del sistema educativo come una sua seconda gamba, con pari dignità rispetto al sistema di istruzione. Ciò ha permesso il superamento della divisione tra la dimensione della cultura e quella del lavoro. Con la riforma, anche i percorsi di istruzione e formazione professionale sono chiamati a dare all'allievo un'impronta educativa e culturale. I profili educativi sono condivisi e devono garantire un pacchetto di risultati al termine dei percorsi. A tal proposito, il Ministero dell'Istruzione, con il decreto numero 9 del 2010, ha previsto che dalla fine del secondo anno venga rilasciato da tutti gli istituti superiori e anche dai centri di formazione un certificato che attesti proprio il raggiungimento delle competenze previste per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Quanto ai contenuti e ai metodi di insegnamento e apprendimento, i percorsi triennali regionali hanno un carattere meno teorico di quelli scolastici ed una maggiore aderenza agli aspetti lavorativi, senza tuttavia rinunciare ad un'adeguata formazione culturale di base. All'interno del modello, quindi di certificazione delle competenze, vengono definite e declinate quelle che sono proprio le competenze di base, previste in uscita all'assolvimento quindi dell'obbligo di istruzione, che sono le cosiddette competenze giudicate prioritarie per lo sviluppo sia personale che professionale dell'individuo, per inserirsi correttamente nel contesto lavorativo e soprattutto per essere in grado di saper fronteggiare quelli che sono i problemi derivati dalle attività all'interno del contesto sociale. L'ente di formazione di cui ci stiamo occupando, l'IRIGEM, leader da anni proprio in questo settore, ci aiuta a raccontare come è strutturato un percorso di formazione professionale a partire dalla didattica. Le aree professionali in cui si inseriscono i tre percorsi che vi abbiamo presentato nella scorsa puntata sono quelle della grafica e del multimedia, quelle dell'elettronica e delle telecomunicazioni. In questa puntata proseguiamo nel percorso dopo averli presentati, entriamo nel cuore degli insegnamenti andando a vedere come è strutturato il secondo anno. Ricordiamo le modalità che sono valide per tutti i percorsi. La maggior parte delle lezioni sono in laboratorio,
Esiste un ponte ideale tra il lavoro fatto in classe e la formazione di IRIGEM grazie al portale Hermes, in cui studenti e insegnanti inseriscono contenuti o addirittura tutta la lezione fatta in classe affinché possano essere fruibili in qualsiasi momento anche da casa. In classe gli studenti lavorano molto al computer per l'elaborazione dei progetti, per cui l'insegnante può in ogni momento verificare quanto stanno effettivamente imparando, può correggere e spiegare attraverso la pratica come deve essere svolto un compito, un lavoro, un progetto. Questa è la filosofia della didattica on the job. Al secondo anno, inoltre, nella formazione professionale nei curricula è stato inserito lo stage orientativo, propedeutico a quello che al terzo e ultimo anno sarà lo stage formativo. Durante il secondo anno gli allievi hanno l'opportunità di mettersi in gioco attraverso lo stage, un'esperienza altamente formativa che durante l'anno scolastico crea questa alternanza tra la fase d'aula e l'esperienza diretta di contatto con il mondo del lavoro. Tutto questo nell'ottica della parte finale del secondo anno. Lo stage in questo caso è orientativo perché dà agli studenti una prima alfabetizzazione lavorativa, mettendoli in contatto con il mondo del lavoro attraverso un'esperienza di osservazione partecipata. L'importante al secondo anno è imparare ad inserirsi, sfruttando dunque questa possibilità e questo tempo preziosi per osservare, capire i meccanismi e acquisire ulteriori informazioni sul settore che si è scelto. In questo senso la scuola è in contatto con imprese, enti e associazioni che accolgono gli studenti per un periodo di 160 ore. Permette all'allievo di confrontarsi per la prima volta con il mondo del lavoro attraverso proprio un'esperienza diretta di osservazione partecipata all'interno di un'organizzazione aziendale per comprenderne quelle che sono le attività, la struttura, e soprattutto i processi e le attività che permetteranno all'allievo di comprendere appieno quella come funziona un'organizzazione aziendale. Deve semplicemente variare, come dicevo prima, non tanto il programma, ma il metodo che si ha per insegnare questo determinato programma. Una buona dose, diciamo, di teoria affiancata da un'altrettanta dose di pratica, perché sempre a livello pratico poi l'alunno viene a scontrarsi con quelle che sono le problematiche comuni, i progetti piuttosto che... Perché anche nella fase di stage orientativo, quindi del secondo anno, i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro attraverso delle semplici attività, logicamente lavorative, sempre logicamente coadiuvate dal loro affiancatore aziendale, e quindi di prendere coscienza di quello che è il ruolo che poi andranno ad affrontare successivamente alla conclusione del percorso di studi. Al secondo anno della formazione professionale gli obiettivi formativi si traducono in competenze da acquisire. Lavoriamo quasi esclusivamente con il proiettore, i ragazzi vedono sempre quello che succede, simuliamo anche se l'ora diciamo è prevalentemente teorica, comunque lavoriamo sull'effettivo, cioè vedono cosa succede, molti video in inglese perché la formazione poi si fa in questo modo, e poi in laboratorio sempre proiettore a fianco, ogni ragazzo ha il proprio PC e lavora direttamente sul proprio PC, quindi è quasi tutto multimediale e ormai la classica lezione frontale è sparita. Gli insegnamenti devono procedere per obiettivi generali, che sono quelli che aiutano lo studente a raggiungere la maturazione, e poi obiettivi specifici di apprendimento, che invece indicano le conoscenze e le abilità che sono organizzate all'interno delle attività educative. La conoscenza impartita viene organizzata attraverso unità didattiche di apprendimento, che sono modelli che hanno lo scopo di indicare ciò che fa e deve fare l'allievo per effettivamente imparare, nel suo modo, determinati contenuti. E siccome nessuno apprende se non con la propria testa, con le proprie specificità, le unità di apprendimento sono personalizzate in base alla classe. Esse non coinvolgono mai una sola disciplina, ma quelle necessarie. La valutazione delle competenze da certificare in esito all'obbligo di istruzione è effettuata dal consiglio di classe.
Quindi il corpo docenti effettua quindi una valutazione che ripercorre quelli che sono stati i biennio di scuola superiore di ogni allievo e stabilisce quindi con un criterio di valutazione quelle che sono le competenze, quindi il livello raggiunto da ciascun allievo nell'ambito di quelli che sono proprio definiti gli assi culturali. I livelli si caratterizzano per base, intermedio e avanzato. Rispetto agli obiettivi formativi, i docenti selezionano contenuti, attività, metodologie e verifiche, ma lo fanno partendo da un progetto didattico con una traccia di competenze che gli studenti devono acquisire, progetto che si risolve solo una volta entrati nella fase attiva vera e propria. Immaginiamo televisione, web, infografica, tutte tematiche che affascinano e non poco i nostri ragazzi. Tra l'altro sono settori in cui esistono una pluralità di professionalità che la maggior parte delle volte sanno fare un po' di tutto. Per acquisire il vocabolario giusto serve un primo anno di base e un secondo in cui le competenze acquisite vengono applicate. Se facciamo pubblicità di giornali, faccio ricercare nei giornali delle pubblicità e poi le descriviamo in classe. I video faccio suggerire da loro pubblicità che piacciono e poi io li proietto in classe e lavoriamo su quelli. In seconda finisco con la grammatica, con gli argomenti un po' più spinosetti per i ragazzi. Sto facendo i pronomi in questo momento perché noto che i pronomi sono un argomento un po' difficile, sì, soprattutto nei testi scritti. L'italiano sono anche i social network, uno strumento che, benché virtuale, è assoggettato, come gli altri, alle regole dell'italiano. Al secondo anno vengono aggiornate le conoscenze con nuovi programmi, quelli più ostici, e il livello sale. Nel secondo anno la cosa si velocizza, perciò si cerca di impartire a loro da una parte la capacità di comunque destreggiarsi nella maggior parte degli eventi, delle situazioni di ogni giorno ipotetici in un paese di lingua inglese e dall'altra iniziare a introdurre questioni più specifiche a quello che loro fanno professionalmente. In maniera progressiva lavoriamo sui testi e sulla tipologia dei testi perché i ragazzi devono capire, anche perché frequentano una scuola professionale, che ci sono testi letterari, narrativi, descrittivi, ma ci sono testi argomentativi, espositivi, informativi, e quando uno costruisce una brochure promozionale deve fare un testo descrittivo, informativo, che è molto diverso da un altro tipo di testo. C'è tutta una serie di cose dove, se tu vuoi avere accesso a informazioni, devi avere una base in inglese. Se non ce l'hai, è più difficile. Tutta la parte algebrica, diciamo, di base relativa ai sistemi di equazioni, le equazioni di secondo grado e cose di questo tipo. Si parla appunto di geometria. Ovviamente la geometria non quella delle medie, diciamo, con aree e perimetri, ma la geometria analitica con il piano cartesiano e la retta, facciamo la retta in seconda. E poi una parte che a me interessa tantissimo, che ho insistito perché venisse trattata con molto interesse, che è la probabilità. Lavorare per progetti significa che gli insegnanti devono trasformare gli obiettivi generali relativi alle competenze in obiettivi formativi attraverso le unità di apprendimento, cioè in obiettivi di apprendimento effettivamente adatti ad ogni studente. Cioè, se io faccio una determinata cosa in classe, devo poi dimostrare ai ragazzi quali sono le applicazioni. Se poi le applicazioni, purtroppo questo non si può fare sempre, ma quando si può fare meglio, le applicazioni sono anche interne al loro percorso di studi, tanto meglio.
Al secondo anno si cresce anche attraverso nuove materie. Tutto quello che hanno chiaramente acquisito a livello di competenza nel primo anno viene trasportato al secondo anno non solo come implementazione delle competenze, quindi implementando la teoria e la pratica, ma anche ovviamente portando queste competenze a livello di progetto più, diciamo, più importante. Queste materie vanno a complementare la preparazione del primo anno, la grafica vettoriale, la grafica di impaginazione e l'editoria. Obiettivi formativi percepiti dagli allievi come traguardi chiari, importanti e significativi da raggiungere per la loro personale maturazione. Sono tutte conoscenze in più che vanno acquisite. Al secondo anno le scienze integrate, la chimica e la fisica sono implementate con i principi dinamici, la matematica diventa geometria analitica, l'italiano diventa laboratorio di scrittura, acquisizione di vari registri e padronanza dei vari target comunicativi. Abbiamo un certo monte ora relativo al 3D, quindi al rendering, all'animazione tridimensionale, che porta gli alunni a livello basilare per quanto riguarda questo secondo anno a creare degli ambienti, degli oggetti tridimensionali per poi pian pianino metterli in animazione. Il 3D alla fine è la base dell'industria cinematografica moderna, della progettazione di design, architettonica, dell'industria del gaming, quindi dei videogiochi, rappresenta un po' il futuro. Il 3D è molto importante per la post-produzione video e per il web. Si parte con la modellazione normalmente, quindi con i principi basilari della geometria, linee, superfici, solidi, e con questi un po' alla volta si iniziano a ricostruire oggetti, scenari, personaggi, illuminarli e creare delle animazioni, diciamo. È il mercato che lo richiede, che cerca professionalità sempre più flessibili. Applicazione e sviluppo di un'immagine coordinata. I ragazzi sono formati per creare delle identità che abbiano una funzione anche a livello commerciale. Dallo studio alla ricerca, a cui i ragazzi si rapportano al primo anno, fino alla creazione in autonomia di un logotipo e di un'immagine coordinata, per arrivare poi al terzo anno, in cui sapranno pianificare una vera e propria strategia di comunicazione. Le competenze sono quelle proprie del mondo della grafica a computer, degli effetti speciali e quella della realizzazione di filmati, oltre che alla ripresa e il montaggio audio-video, produzioni web e multimediali. Ed è quello che poi noi cerchiamo anche in questo campo di trasmettere ai ragazzi. Spingete su questo, perché poi è la mente, è l'idea che poi fa la differenza. Quindi si creano vere e proprie figure professionali. Certo, vere e proprie figure professionali, ma soprattutto anche in diversi ambiti. O in diversi ambiti, come dicevo prima, grafica, web, video, multimedialità, ma anche integrate fra di loro. Telecamera e montaggio, i ragazzi iniziano a costruire storie, a dare significati, pensare e progettare. Lo stage al secondo anno per questi ragazzi è previsto in alternanza con la fase in aula. Le aziende possono essere radio televisive, oppure studi di progettazione, studi di grafica, fotografici, tipografie o case editrici, o qualunque altra tipologia di servizi in cui sono necessarie le competenze descritte. Quale modo migliore per imparare? Operatore elettronico, indirizzo informatico e di telecomunicazione è un corso di formazione professionale che forma la figura professionale dell'operatore di assistenza tecnica a cavallo tra elettronica e informatica. Gestisce i sistemi software e hardware di piccole e grandi imprese, curandone l'installazione, la configurazione, l'aggiornamento e la personalizzazione in funzione delle esigenze dei clienti. In particolare installa e configura sistemi di rete LAN. Ne segue la manutenzione, risolve i problemi e le anomalie riscontrate gestendo la relazione con il cliente. Conosce linguaggi di programmazione per applicazioni web oriented.
ricordo che l'informatica è matematica. Se si cerca su internet il concetto di informatica è una branca, l'ultima branca, la più giovane della matematica, e quindi sta ovunque, dal calcolo di un indirizzo IP per un computer che segue delle procedure che sono squisitamente matematiche, ai linguaggi di programmazione. Cosa cambia dalla matematica alla lavagna alla matematica al computer? Questo è interessante, perché nelle seconde classi, soprattutto con Excel, riusciamo a far vedere ai ragazzi come si risolve ad esempio anche un semplice esercizio in modo molto, molto veloce, ok? Basta applicare la funzione e allora poi il computer sarà lui a lavorare per noi, perché questa è la finalità del computer. L'unica cosa che i ragazzi in seconda ad esempio devono fare è, facciamo un esempio, la risoluzione di un'equazione di secondo grado. Fino col professor Costanaro faranno l'esercitazione sulla carta, com'è faranno l'esercitazione su Excel. Quindi basta solamente che loro implementino la funzione che loro applicano nel foglio, però sarà Excel a fare i conti. Quindi qui vedono proprio l'utilità. Devono riuscire a raggiungere un risultato attraverso un ragionamento. Con Excel al secondo anno viene insegnato loro l'utilizzo dei filtri. Un'azienda ha tantissimi dati, l'uso dei filtri per filtrare i dati, per riuscire a gestirli nel modo corretto, e anche le tabelle pivot per riassumere e sintetizzare i dati. In seconda si passa ai sistemi più professionali, quindi ambienti Unix-like, quindi Linux e sistemi di questo tipo, e anche il macOS, visto che anche se in piccola parte comunque nella nostra zona lo troviamo. Il salto col secondo anno è utilizzare i collegamenti visti al primo, facendo sempre un allacciamento con sistema operativo diverso, perché è da ricordare che la nostra materia reti è in stretto collegamento con sistemi operativi, perché quando noi andiamo a collegare uno o più computer dobbiamo sempre avere a che fare anche con il sistema operativo con cui funzionano queste macchine qui. Le materie sono interdipendenti. Se il primo approccio con il mondo delle reti è nell'utilizzo di cellulari e tablet, gli alunni devono imparare a gestire i diversi sistemi operativi. Oppure quando andiamo a usare dei programmi anche aziendali, sono sempre più orientati alla collaborazione, alla gestione in rete, c'è sempre di più il concetto di cloud computing, e quindi sistemi operativi, storage e quant'altro, tutto nella rete. Laboratori di impianti elettrici, normativa, manutenzione antinfortunistica e verifiche di funzionamento, oltre alla progettazione di impianti. Una piccola parte sulla programmazione, quindi il conoscere il sistema e anche metterci le mani per piccoli script che permettono di ottimizzare delle funzionalità, ad esempio, non so, delle cose ripetitive che l'utente deve fare, con piccoli script di programmazione si permette di accelerare il tutto, si lancia e lui fa tutto da solo. E poi altre competenze, che è comunque la sicurezza informatica, che oggi come oggi è fondamentale anche per rispettare le normative che vengono imposte sul settore informatico. Basta solo fare una semplice ricerca su Google per capire cosa si può trovare su una persona o sulle delle cose, quindi bisogna proteggerli, perché sappiamo tutti la nostra impronta informatica, noi la lasciamo ogni momento che andiamo in internet o che andiamo a navigare o che mettiamo un commento su Twitter o Facebook. Al termine del corso l'operatore elettronico deve saper leggere il disegno e le specifiche tecniche, consultare un manuale tecnico, installare software informatici, organizzare l'architettura di rete e i connessi sistemi di sicurezza informatica. Al secondo anno continua l'interazione sempre più costruttiva tra i saperi culturali e quelli professionalizzanti. Il periodo di stage, nel caso di questi studenti, gli ambienti possono essere davvero i più svariati, perché in ogni contesto lavorativo non si può prescindere dall'installazione di un computer, dalla creazione di una rete.
Generalmente la manutenzione dei sistemi, che è fondamentale, perché comunque in linea di massima uno o due interventi di assistenza ordinaria va fatto, e perché i sistemi comunque si degradano. Utilizzarli tutti i giorni significa poi che anche ad esempio la navigazione stessa in internet porta comunque un degrado del sistema, e c'è bisogno che il tecnico continui a fare la manutenzione. Poi c'è il discorso di sicurezza, che è fondamentale, e quindi ogni giorno escono nuove funzionalità e bisogna sempre seguire e stare attenti, perché altrimenti il sistema diventa instabile e insicuro. Ci lasciamo con il secondo anno per aprire uno spazio nella prossima puntata, in cui la formazione triennale arriverà alla fine del percorso e lo stage da orientativo diventa formativo. È tutto, allora nella prossima puntata andremo a vedere e toccare con mano che cos'è uno stage formativo ed entreremo dunque anche nelle aziende. Restate con noi.